sofferenza e di rinascita. Così è stata salutata la 17ª edizione di Colori d'Inverno, tornata a Follina dopo 2 anni di stop. 70 casette tra food e artigianato locale che hanno riempito le vie del centro. Un evento che ha visto la partecipazione, oltre che della presidente dell'Associazione UNESCO, Marina Montedoro, anche di numerosi sindaci, Miane, Vittorio Veneto, Pieve di Soligo, consiglieri regionali e onorevoli. Tra i presenti Raffaele Baratto, Angela Colmellere, Sonia Fregolente e il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Il ministro tornato in Veneto ha ribadito che nonostante il balzo in avanti dei contagi è ancora solo grazie al vaccino che manifestazioni come questa possono tenersi. Guardate che l'Europa ci guarda. Quando la Merkel parla dice vorrei essere come l'Italia perché stiamo dimostrando di essere un grande paese, una grande Italia e lo facciamo con un senso di comunità. Come prima ha detto nelle sue parole il sindaco Colletti, che è stata una lezione di educazione civica, io credo. E sul tema in apertura anche il sindaco Mario Colletti, reduce di 21 giorni di quarantena dopo aver contratto il Covid, ha detto sono contento di essere tornato tra voi e sono qui anche grazie al vaccino. Cercate di farlo perché dipende da tutti quanti noi, dipende dalla nostra accortezza, dipende per noi, dobbiamo farlo per noi ma dobbiamo farlo soprattutto con chi ci avvicini. Per cui oggi noi vogliamo dire ripartiamo. Mercatino organizzato dal Comitato Festeggiamenti Farrò, per il quale vige obbligo di green pass e mascherina, casette distanziate più del dovuto. Per l'occasione il Comune ha festeggiato anche il riconoscimento ottenuto dal Touring Club Italiano ed è il 263° Comune Bandiera Arancione. Il prossimo anno Follina ospiterà anche l'Assemblea Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia.